Inizia senza botti il capodanno calcistico di eccellenza, non è mancato nessun ingrediente da big match, tensione, agonismo, tattica ed occasioni in cui non viene lasciato nulla al caso. I ritmi iniziali non sono granché, ma il taccuino si sporca e come, botta e risposta nel giro di 5 minuti, lo andiamo a vedere con gli highlights montati da Nico Centurame, Giulianova che brecca a centrocampo, sfera sui piedi di Francesco Di Paolo che alza lo sguardo, mira il destro e prova a pizzicare Mascolo che tocca in angolo. La risposta rosso-blu, taglio da destra di Sarrizzu, Alessandro e Marchionni in agguato, sfila il pallone in out, ma l'azione è pericolosa. Nessuna delle due squadre affonda il piede sull'acceleratore e alla mezz'ora ancora una chance per parte. Calcio franco di Francesco Di Paolo che fa girare bene palla che va a giacere fuori dallo specchio, ma la proprietà balistica è di bello stile. I rosso-blu non si fanno pregare e provano a forzare negli ultimi 10 di parziale, come sempre a destra, come sempre con Sarrizzu, la palla avvelenata su Alessandretti che si fa aiutare da Boccanera e poco prima dalla chiusura del tempo ha l'occasionissima Alessandro che magari perde il tempo giusto e nel calciare trova l'ostacolo di Alessandretti che gli contrae la conclusione. Si va a riposo senza reti. E nella ripresa subito il sinistro di Massetti controllato da Boccanera. L'Aquila prova ad alzare il ritmo e cresce Massetti che prova a prendersi la tre quarti. Sarrizzu al decimo stringe e chiama ancora in causa l'estremo di casa. Il Giulianova prova a mettere gas ma potrebbe concedere forse qualche campo largo e allora si rimette sul corto e restringe le linee. Epifani cambia pedine ed il motivo tattico fuori di Arra, Alessandro e dentro Carbonelli e Sciba. Sul fronte opposto il mister giallorosso toglie Persiani e Cerasi e l'ex Tempestilli per Banea, Bracciatelli e la Barba, ma la musica è sempre quella. Durerà poco la gara di Sciba, non ancora al meglio per un risentimento al flessore che viene rilevato da Santi Rocco e medesima sorte sul fronte opposto per Francesco Di Paolo, sostituito dall'ultimo arrivato Fioretti. La gara in realtà rimane bloccata in termini di occasioni e ci si affida ormai alla estemporaneità e alla imprevedibilità dell'episodio. Si ha l'impressione che ogni volta che l'Aquila provi ad attaccare trovi sempre un giallorosso in più. Al 41esimo l'angolo rosso-blu nel quale la smanacciata di Boccanera è previdenziale, praticamente dà il via al forcing finale aquilano che durerà anche nei 5+2 minuti di recupero, ma che verrà via via smorzato e reso vano dal Giulianova fino al triplice fischio dell'ottimo direttore di gara Helami Lanzà di Torino. Perfetto, analisi perfettissima. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol contro una squadra che sta facendo bene come noi, perché non ci dimentichiamo che oggi abbiamo contato il Giulianova. Però mi è piaciuto lo spirito della squadra, il modo come ha giocato, il modo che ha provato. Poi sappiamo che tutti contro di noi si difendono anche bene, e diventa difficile, bisogna trovare il guizzo per sbloccarla. Qualche occasione l'abbiamo avuto, nel secondo tempo abbiamo avuto una pressione ancora più totale e siamo contenti perché poi continuiamo la striscia positiva, è una partita di meno e all'andata col Giulianova ci abbiamo perso e oggi ci abbiamo pareggiato. Siamo contenti perché poi l'ho detto ieri in conferenza stampa, non è che oggi era una partita spartiacqua, era una partita importante, era una partita assolutamente da non perdere, perché non dovevi perderla, perché poi in questo momento siamo noi lì davanti e dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare al nostro cammino. Adesso abbiamo incontrato il Giulianova e da quella fine dobbiamo cercare di fare il massimo senza guardare le altre. Ma innanzitutto mi dispiace per Henry, l'avevamo recuperato al 100%, è successo dopo 3-4 minuti, ha sentito, penso nulla di grave, però ho risentito qualcosina nel flessore. Ero partito con Jonathan Alessandro perché volevo che davanti davamo una pressione importante al Giulianova. E Jonathan è molto bravo quando va a pressare, cercavo anche di andare dentro con qualche fraseggio,
Il tema della partita era quella. Poi in corso d'opera c'eravamo Sciba, c'eravamo Santirocco, c'eravamo Carbonelli, Mantini, c'eravamo altre soluzioni. Ma penso che la partita è stata fatta bene sia il primo che il secondo tempo. Siamo dispiaciuti perché secondo me meritavamo magari di fare un gol e di vincere la partita. Se parliamo delle ultime partite, i numeri dicono quelli, i numeri non sbagliano mai. In questo momento, secondo me, abbiamo fatto meno di quello che abbiamo creato, perché abbiamo creato tanto e abbiamo fatto pochi gol. Questo sicuramente, però se andiamo a vedere poi i numeri totali, questa è una squadra che ha fatto tanti gol, ha subito pochissimo. Ci sono i momenti che magari purtroppo crei tante palle gol e non fai gol, ci sono i momenti magari crei una palla gol e la fai. Fa parte del calcio. Ma noi continuiamo a fare quello che ho detto sempre, dobbiamo stare sempre con la testa bassa, lavorare, pensare già a domenica prossima che sarà un'altra partita difficile, perché questo è un campionato molto molto difficile, poi il giorno di ritorno l'ho detto sempre, sarà un giorno molto diverso da quello d'andata perché tutte si sono rinforzate e quindi bisogna stare attenti, abbiamo tolto un'altra partita, non abbiamo perso, quindi è una cosa importante, è logico che perché da qui alla fine dobbiamo migliorare sicuramente il trend lì davanti di fare più gol, quindi sicuramente lavoriamo su questo, ma abbiamo giocatori lì davanti che ci permette di stare tranquilli. Sì, si fa fatica, ma solo perché in questo momento, parlo anche delle partite precedenti, siamo stati non bravissimi sotto porta, perché è una squadra che crea tante palle gol. Oggi non le abbiamo create come tutte le volte, perché noi abbiamo creato 10 palle gol, però abbiamo creato delle situazioni e lì dobbiamo essere bravi a sbloccarla, perché poi, non parlo per il Giuliano, ma tutte le squadre che vengono qui si difendono e ripartono, è facile giocare contro di noi in questa maniera. Se la sblocchi, poi la partita si apre e può succedere qualcosa di diverso. Sì, perché sapevo, ho pensato che loro giocavano 3-5-2, perché venivano qua a fare la partita, di ripartenza come hanno fatto, e quindi ho cercato di mettere tre centrocampisti, con gamba che andavano a pressare, che ci davano una grossa mano. Cercando di davanti con Stefano, Alex, Jonathan e Lorenzo di creare dei problemi con gli inserimenti di Massetti. Credo che la partita l'abbiamo fatta come l'abbiamo preparata, sono contento. Ripeto, bisogna andare avanti, bisogna pensare già alla prossima. Lo ringrazio, ma io penso la stessa cosa di Giulianova, perché qua si parla solo dell'Aquila, però anche le altre squadre sono le squadre buone. E quindi loro stanno facendo bene come noi. Sicuramente dopo la sconfitta di Giulianova e il pareggio con la Torres in casa, da quella partita fino ad oggi abbiamo fatto 7 punti più di loro, che non sono pochi in questo campionato. Però c'è ancora un mondo da vivere, c'è ancora tantissime partite, ci sono ancora tante finali, ci sono tanti scontri, è ancora lunghissima. E quindi lo ringrazio per i complimenti, ma sappiamo anche noi di essere una squadra forte, ma siamo un gruppo forte, non è una squadra forte. Siamo un gruppo forte, che ci ha portato a rialzarci dopo il pareggio con la Torrese tutti insieme e ci ha portato, fino ad oggi a fare tutti questi punti e tutti questi risultati. Allora, personalmente ho recuperato adesso da un infortunio alla caviglia, non ero proprio al 100%, però poi a caldo mi è passata e penso che sono entrato abbastanza bene, però la partita già l'avevano fatta i miei compagni giocando una buona partita e secondo me abbiamo fatto meglio del Giulianova sotto il punto di vista agonistico. No, l'abbiamo preparato come tutte le altre partite, senza caricare più di tanto la partita perché sennò saremmo andati in difficoltà. E penso che poi si sia visto in campo, comunque penso che abbiamo fatto una buona partita, poi magari ci è mancato quel colpo di fortuna per buttare dentro la palla, però tutto sommato penso che abbiamo fatto una gran partita. Ma secondo me tutte le partite che abbiamo fatto le abbiamo giocate bene, poi magari sì, ci sta la giornata dove fai subito gol, poi fai il 2-0 e la partita finisce. Magari se la partita rimane sull'1-0, non ti dice bene due o tre occasioni, prendi il palo, miracolo del portiere, la partita rimane così in bilico, poi una palla buttata in mezzo all'area all'ultimo secondo ci ha fatto pareggiare Ma ti serve quelle. il minutaggio a te?
Guarda, oggi rimango qua all'Aquila proprio per allenarmi domani, per rimettere i minuti, perché comunque nelle ultime settimane per la caviglia non mi sono allenato tutti i giorni. No, ho fatto fatica i primi 10 minuti proprio per questo problema alla caviglia, poi mi sono liberato mentalmente e mi sono sciolto. Ma sì, siamo tutti amareggiati proprio per non aver preso 3 punti, però è il calcio, noi la partita che dovevamo fare l'abbiamo fatta, magari potevamo dare sì. Si dice sempre che potevamo dare di più, però tutto sommato abbiamo pareggiato, Renato pure ha pareggiato, quindi è rimasta così, poteva andare peggio. E adesso il campionato è lungo, non si ferma qua, e tutte le partite le dobbiamo affrontare come oggi. Sicuramente mi soddisfa la prestazione perché noi cerchiamo, poi non è mai facile, soprattutto contro una squadra del genere, di provare sia a fare la partita che a vincerla. Tutto sommato, visto l'evoluzione di tutta la partita, sono soddisfatto, ma più che altro non per il pareggio, ma per la prestazione che ho visto dei miei ragazzi che in queste settimane di pausa mi hanno dimostrato ancora un'ulteriore maturità nell'approccio alla partita. Sì, sicuramente qualcosa come sempre, ma in ogni partita ci stanno dei dettagli che magari ti aspettavi qualcosa di più, ma è una cosa normalissima, cioè per provare a vincere, per provare a fargli male sui pochi punti deboli che loro hanno, perché l'Aquila, secondo me, ho fatto fatica. Non, 2 o 3 notti non ho dormito per il fatto di dover avere un punto debole dell'Aquila, perché effettivamente è una delle squadre che non ce l'ha. Sì, diciamo che loro dovevano fare tutte e due le fasi, l'hanno fatto abbastanza bene, è normale che se ci sono degli spazi sulla ripartenza che abbiamo fatto nel primo tempo, dovevamo approfittare perché l'avevamo preparato in questo modo. Se non ci sono questi spazi, si dovevano chiudere delle linee di passaggio. Questo è stato fatto, cioè è una cosa normalissima che in base a un possesso ci si chiude per cercare di non dare sia la profondità che il passaggio corto a degli esterni come loro, perché secondo me l'Aquila è un'ottima squadra, insomma. Guarda, io è un anno e mezzo che ho Francesco Persiani, è una settimana che ho Fioretti. Sui concetti e su tante cose, una partita del genere, ma non per qualità, non per tante cose. Mi facilita la preparazione della partita e così è stato. Cioè, ha avuto febbre fino a ieri, oggi mi ha detto il ragazzo che stava bene, secondo me ha fatto un'ottima prestazione, ma soprattutto sui movimenti sia con la palla che senza palla mi serviva uno che conosce i meccanismi nostri, perché dobbiamo dare de determinate pressioni senza che ti dico tutto sui particolari, però cioè, non parliamo di qualità sullo specifico. E poi parliamo di un fuori quota, perché non ci scordiamo che Persiani è un fuori quota, nonostante le sue qualità, è con un under e un over. Secondo me Giuliano sta acquisendo maturità da un po' di tempo, perché questo tipo di partite, ma pure quella dell'andata, io penso che l'Aquila non è che doveva a questo punto del camminato, con tutto il rispetto, ma non lo dico in modo provocatorio, cioè fa che mi capite, perché sennò andiamo sull'esagerazione di tutto. Cioè, l'Aquila dovrebbe avere, non per discorsi arbitrali, ma per qualità, 10 punti più di noi. Okay? Noi, questa è la nostra forza. Di acquisire mentalità, di acquisire consapevolezza di quello che si sta facendo. Noi abbiamo una rosa lunga, oggi ho fatto delle scelte che magari non erano scontate, perché proprio perché abbiamo un gruppo che posso scegliere, e questa mentalità pian piano si va ad acquisire con prestazioni del genere, perché questa prestazione ci dà quell'autostima, ci continua a dare quell'autostima, perché di fronte c'è una signora squadra, abbiamo incontrato una signora squadra. Noi l'anno scorso abbiamo fatto come staff un'esperienza, come primo anno, e abbiamo capito questo, cioè che se non si può affrontare sempre con le stesse persone, con lo stesso modulo, e ne abbiamo pagato le conseguenze in quelle famose 8 partite, 6 pareggi, 6-7 pareggi. Quest'anno abbiamo cercato, la prima cosa quest'estate, di essere duttili sia sulla formazione,
non dare punti di riferimento, e sia sui moduli. Oggi abbiamo cambiato un'altra volta il modulo, cioè siamo partiti col 3-5-2, poi per gli ultimi 10 minuti abbiamo fatto, vabbè, senza che vi spiego tutto, perché non è, però questa cosa diciamo che ci rende imprevedibili, ma la risposta diretta che ti voglio fare è che è facile quando ci sta un gruppo di ragazzi che ti aspettano al campo alle 2:30 perché vogliono ancora fare qualcosa col calcio, quindi la loro predisposizione mi facilita a trasmettere con il mio staff, perché secondo me io ho uno staff che secondo me fa la differenza, non la faccio io ma la fa lo staff, perché dietro ho dei collaboratori stupendi. Ma soddisfatto appieno no, perché l'abbiamo preparata bene la partita e siamo venuti qua per vincere, però sapevamo che era una partita difficile contro una squadra forte e alla fine è andata bene così, dai. Lo 0-0 e ci sta come risultato. Ma un effetto emozionante, perché tornare davanti a tutto questo pubblico è, sembra di rivivere la finale di Pescara. Al contrario. Sì, al contrario. E quindi è stato bello e emozionante. Che secondo me il campionato sarà aperto fino alla fine. E quindi ce lo giocheremo fino alla fine. No, ho preso un pestone nel primo tempo. A fine primo tempo, a freddo, mi è iniziato a far male il ditone del piede. E verso il 70esimo non ce la facevo più. E quindi ho chiesto il cambio al mister.